Salve e benvenuti in questo nuovo meraviglioso capitolo dell'orto estivo. Oggi andremo a vedere insieme in che stato sono le piante dell'orto estivo, a che punto sono, e faremo il buon raccolto di metà estate praticamente. Sono ormai i primi di agosto e quindi possiamo raccogliere più o meno tutto. Per questo mi vedete qua davanti alla proda dei peperoni e peperoncini, perché iniziamo proprio da qua a fare il nostro raccolto. Ciao, sono Joele, sì, sono qua giù in fondo, sto venendo verso di voi. Faccio questo video, questo piccolo intermezzo, per ricordarvi che vi dovreste iscrivervi al canale, dovreste mettere un mi piace a questo video e dovreste seguirmi su Instagram se ancora non lo fate, così da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che escono su questo canale e anche su quello che accade in questo orto. So che vuoi farlo, clicca adesso su iscriviti e attiva la campanella in modo da ricevere le notifiche. Ciao amico. Allora, iniziamo da questo lato, dove qua in punta, su questa parte della proda qua, ci sono le melanzane bianche, anche dette white egg, che però sono sempre molto piccole, non capisco per quale cavolo di motivo è cresciuta un sacco la pianta, ma non le melanzane. Forse potrebbe esserci un po' di mancanza di potassio, non lo so sinceramente, anche perché comunque le sto ancora concimando come tutto il resto praticamente. Procedendo più verso i peperoni, i primi che incontriamo sono i peperoni crudi, che sono da raccogliere, e quindi raccoglierei 1, 2, questo. Quanti ce ne sono? Ed eccoli qua, sono appena raccolti, quindi sono un pochino sporchetti, dovranno essere sciacquati, poi li facciamo asciugare per farli cruschi appunto. Allora li metto qua nella mia carriola e poi ho visto che c'è anche da raccogliere. Allora qua ci sono questi, non so, questi forse sarebbero già da raccogliere, qui c'è del pimento del padron, però ci sono alcuni peperoncini di cayenne che vado a raccogliere adesso. 2 e 3, e questo siamo già a 6 peperoncini di cayenne. Per ora non ce ne sono altri, ci sarebbe il cayenne purple, ma non so se aspettare un po' che crescano di più. Aspettiamo un po', intanto questi sono ok. Io raccoglierei anche questi, sono sempre corno di toro, già i corno di toro sono i cruschi, sono veramente tanti. Anche questo pimento qua, quelli che ci sono, questi. Ah, quello là è una balocchia white. Capisco ora che varietà di peperoncino è. Sta andando bene. Questa è la balocchia white. Wow, ecco perché pizzicavano così tanto quelli là. Qua giù in fondo abbiamo questi, che sono tendenti al nero, ma restano di questo colore un po' scuro. Non mi ricordo se è lancio poblano o una roba del genere. Così li abbiamo raccolti. Ok, e i peperoni? Ah no, aspetta, dovrebbe essere rimasto un tondo, mi sembra che ci fosse ancora un tondo rosso. Eccolo qui, raccolto anche il tondo rosso. E peperoni e peperoncini li abbiamo raccolti. Adesso, visto che appunto queste melanzane non sono da raccogliere, mi muoverei verso i pomodori siccagno. Ok, possiamo iniziare a raccogliere. Questo pomodoro ha il problema che, essendo fuori dalla rete, diversamente da tutti gli altri, è più esposto alle cimici, anche se ultimamente sto dando la zeolite e mi sembra che stia funzionando. Cioè non so se è la zeolite, insomma, ci sono meno cimici del previsto. Ok, raccoglio anche questi. Uno dei segreti potrebbe essere raccoglierli appena maturano, non lasciarli troppo sulla pianta, in modo che le cimici non li trovino nel loro stato interessante, nel momento in cui loro li vogliono proprio più pungere. Li ho spostati così mi vedete meglio. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Allora amici, ci troviamo nella serra, nella zona coperta dalla rete antinsetto, tra la fila delle melanzane e peperoni e quella dei pomodori. Vi tornerà strano che è dei pomodori, perché ci sono queste giga mega piante che occupano tutto lo spazio, ma in realtà tra una e l'altra ci sono i pomodori. Doveva essere il contrario, cioè tra un pomodoro e l'altro esserci queste piante, ma queste piante stanno un po' troppo ingombrando, per questo probabilmente verranno duramente potate. Vabbè, non voglio stare qui a legare i pomodori adesso. Per
raccogliere. Iniziamo da qua. Ci sono già dei ciliegini che avevo visto, altrimenti me li scordo, che raccoglierei subito. Ok, diamo una controllata. L'indigo rose, li ho già mangiati un paio ma non sono ancora maturi gli altri, quindi niente. Poi abbiamo delle melanzanette qua, adesso questi ne scarico un attimo. Qua ci sarebbero anche i vintage vine, quelli che sono rossi a striati, e del green zebra, ma non matura il green zebra, mi fa piacere, cioè non capisco quando cacchio dovrei raccoglierlo io. Continua ad essere verde e duro, e quindi non credo proprio che sia maturo. Fa rima, no? Vabbè, allora prendiamo le forbici e tagliamo questa melanzana qua. Sono saltato dalla parte di qua della proda dei pomodori e infatti vedete che qua ci sono delle altre piante. Questa è la proda dove ho messo intrapiantate tra i fiori i pomodori, quelli della seconda successione, e infatti voglio parlarvi di questi fiori. Ho già iniziato questa settimana, si vedrà da qualche rametto tagliato, a raccogliere un pochino di fiori di calendula per farli essiccare. Ce ne sono un fottio, ce ne sono veramente tanti, penso che lo farò più o meno scadenzato una volta a settimana. Stanno già rifacendo tanti fiori, nonostante questa settimana abbia fatto due raccolti. Vi metterò qualche ripresa probabilmente dei fiori che sto essiccando, in che modo li sto essiccando. Ci tenevo a dirlo perché, appunto, parlando di raccolti, questo è un altro dei raccolti che sto facendo nell'orto. Adesso non lo faccio, un po' perché ce ne sono abbastanza pochi, un po' perché essendo sempre mattina i fiori sono ancora un po' chiusetti, non sono molto aperti. Tendo a raccoglierli pomeriggio tardi, quando i fiori sono sempre abbastanza aperti, prima della sera non si chiudono. Ok, adesso dobbiamo raccogliere da questa parte gli zucchini, ma devo prendere il coltello per raccoglierli. Questo è il coltello che sto usando io in questa stagione, quello che era nel pacco Stoker. È una bomba, funziona molto bene, taglia come un rasoio. Per gli zucchini è perfetto. Allora, oh cavolo, qui ci sono delle cose, ci sono delle cose. Magari questo lavoro è da fare con i guanti, visto che gli zucchini sono un po' antipaticini. Uno, questo qua, questo lo tolgo, ma faccio poco perché è fottutamente troppo grande. Ci sono ancora quelli gialli. Oh cavolo, cavolo, qui c'è dello idio. Vabbè. Questo luogo umido, estremamente umido. Bisogna che anche le zucchine gli dia un'altra sistemata di nuovo. Sembrano più gestibili le zucchine gialle, crescono più con calma. E questa? Questa è un po' cresciutella, un po' tanto cresciutella. Questa? Questa da una pianta tre zucchini mi sembra abbastanza, no? Ora vediamo qua giù che ci offre la natura. Ce ne sono due. Cacchio, hanno tutte e tre zucchine queste piante qui. Che ci faccio con tutte queste zucchine? Addirittura un'altra. Queste sono solo alcune e ce ne sono un paio che sono un po' grandicelle. Questo era il raccolto dell'orto estivo 2021. Scherzo, non è ancora tutto raccolto perché ancora alcune piante sono un po' indietro. Sinceramente non capisco per quale cacchio di motivo. Per esempio, questa fila di melanzane da questa parte è molto molto indietro rispetto a quelle dietro laggiù. Anche se là c'è molta più umidità, quindi forse si sono sviluppate di più le piante, quindi non so, perché alla fine quest'ala gocciolante annaffia allo stesso modo sia queste che quelle là. È semplicemente una questione di terreno. In più ci sono alcuni piccoli problemetti che ho registrato, tipo questo, anche se questo non so se è una questione di maturazione, ma insomma questi canestrini che non mi riesce di farli maturare completamente. Non capisco come mai in questo terreno i pomodori non maturano mai del tutto. Ve lo mostro qui da vicino come si fa. Sì, questo pomodoro è un pomodoro canestrino lucchese, molte volte si vedono così un po' verdini sulla parte del picciolo, però per esempio l'anno scorso quando li ho coltivati a casa, nell'orto che avevo fatto a casa, venivano completamente maturi, tutti rossi, proprio rossi fuoco, e forse è una questione di terreno. Quindi sono sempre più convinto che in questo terreno i pomodori non ci debbano essere coltivati, ma va bene così.
probabilmente li sostituirò, prima o poi smetterò di farli qua e basta, mi farò una ragione, li farò tutti da un'altra parte. Già mi stanno venendo e già qualcosa, perché in questo posto proprio non mi ci sono mai venuti. Tanto lo so che continuerò a metterli qua perché voglio provarci. Gli zucchini come al solito ci vengono una bomba e quindi non c'è problema. Vi stavo parlando di fiori prima e vi volevo parlare anche di questi fiori. Il fiore del tagete è un fiore abbastanza pungente come odore, un po' puzzoloso, infatti si chiamano puzzole per quello. Siccome ne ho veramente tantissimi, vorrei provare a raccoglierne un pochino e farli essiccare anche questi, un pochino, raccoglierli tutti e farli essiccare, e magari vediamo se quando saranno secchi ci potrò fare qualcosa, tipo qualche olio essenziale, visto che si utilizzano nell'orto per allontanare insetti negativi dalle nostre piante, potrei farci un olio essenziale da spruzzare sulle piante, magari il prossimo anno ormai, per lo stesso scopo. Però non lo so, ecco, rimettiamo questo tagete da dove è venuto. Amici, tra le piante di pomodoro io vi saluto e vi ringrazio per essere arrivati fino a qua. Noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao belli!